L'arroganza del potere nel proteggere gli uomini chiacchierati o addirittura compromessi l'abbiamo verificata con un esperimento, un test che abbiamo realizzato subito dopo gli assassini di Terranova e del maresciallo Mancuso. Domenica, nel centro di Palermo, il comitato di opposizione che da anni si batte contro il fenomeno mafioso ha allestito una mostra fotografica che illustra 30 anni di ipoteca della mafia sulla Sicilia e le sue complicità col potere, la complicità fra politici e pezzi da 90. La stessa mostra abbiamo chiesto di portarla a Corleone, il paese di Luciano Liggio, dove si annida il clan che sta assumendo le leve di comando su tutta la Sicilia. È un esperimento temerario. A Corleone è azzardato solo pronunciare la parola mafia. Immaginarsi cosa significa mettere in piazza pannelli con le immagini di Liggio e dei numerosi delitti attribuiti ai suoi uomini. Vi è stato molto difficile allestire questa mostra? Ma allestire la mostra è il meno, cioè la parte meno faticosa. Questa mostra è il risultato di 5 anni di lavoro a Palermo. Siamo fotoreporter di un quotidiano, L'Ora di Palermo. E lo spazio che ci dà il giornale non ci basta per dire le cose che vogliamo. Voglio dire, metterla, allestirla, esporre queste foto in pubblico, avete trovato difficoltà nelle autorità, permessi, cose di questo genere? Non abbiamo trovato nessuna difficoltà, noi avevamo paura. Avete dovuto superare questa paura? Sì, avevamo paura perché il momento, io personalmente sento che il momento è drammatico, io me lo sento sulla pelle, mi sento sulla pelle questa violenza, anche perché noi con questo lavoro siamo testimoni di sopruso, di violenza, di corruzione, per cui avevamo paura a farla.